Ciao ragazzi, per il Tolkien Reading Day volevo che foste voi la community a partecipare all'evento e vi ho quindi chiesto di inviarmi alcune letture in base alla vostra scelta oppure in base al tema di quest'anno che è servizio e sacrificio. Raccogliere i vostri contributi è stata una delle cose più emozionanti che abbia fatto dall'inizio del canale. Per dare equilibrio a tutti, però, ho fatto degli estratti e ho messo le versioni integrali nella playlist relativa che trovate in descrizione. Quindi mi raccomando, andate a sentire anche la versione integrale perché sono letture veramente molto belle. Bene, iniziamo con il primo brano che ci parla di un esempio per eccellenza di servizio e sacrificio della prima era. Nell'arco narrativo di Beren e Lúthien troviamo Finrod, uno degli elfi più nobili e illuminati, che aiuterà Beren, un uomo, nella sua cerca di un Silmaril promesso a Re Thingol in cambio della mano di Lúthien. Finrod aiuterà Beren per tener fede alla promessa di alleanza fatta a Barahir, suo padre, che lo aveva tratto in salvo durante una battaglia. E in questo momento troveremo purtroppo Finrod, Beren e i loro compagni prigionieri nelle segrete di Sauron, in quella che era stata la roccaforte sul Sirion di Finrod, la prima Minas Tirith, trasformata ora da Sauron in Tolin Gauroth, l'isola dei lupi mannari. Ascoltiamo la bellissima lettura di Giorgio che ci racconta di Finrod Felagund il Fedele. Il Lai dell'Eithian, canto nono. Sull'isola del mago dimenticati giacciono ancora, imprigionati e torturati in quella grotta fredda, maligna, senza uscite e senza luce, due compagni che con gli occhi spenti fissano quella notte infinita. Erano soli ormai, non più in vita erano gli altri, spoglie, le loro ossa infrante erano in terra, là, a dire che 10 uomini bene avevano servito il padrone loro. A Felagund disse allora Beren: «Piccola perdita sarebbe in vero se io morissi, e ho in mente ora di rivelare il tutto, e così forse da questo buio inferno libererei la tua vita. Ti sciolgo ormai dal giuramento antico, che tu per me hai sopportato più di quanto hai guadagnato». «Ah, Beren, Beren, non hai appreso ancora che le promesse del popolo di Morgoth sono lievi come il respiro. Da questo oscuro giogo di dolore nessuno di noi due mai uscirà col consenso di tu, sia che egli apprenda o no i nostri nomi. Io anzi credo che maggiori tormenti Bere dovremmo se egli sapesse che prigionieri qui sono il figlio di Barahir e Felagund, e maggiori ancora se apprendere dovesse la missione tremenda che inseguimmo». D'un diavolo udirono risuonare la risata dentro quel pozzo. «Vere! Vere le parole che dire vi sento», disse una voce poi. «Piccola perdita sarebbe se lui morisse, il fuorilegge mortale, ma il re, l'imperituro elfo, reggere può molte cose che nessun uomo sopporterebbe. E forse il tuo popolo, quando prenderà la misura atroce del dolore racchiusa tra queste mura, bramerà riscattare il suo re con oro e gemme e con nobile cuore domato. Forse Celegorm l'Altero riterrà avuta a buon prezzo la prigione del rivale e per sé terrà l'oro e la corona. Forse la vostra missione io apprenderò prima che tutto sia finito e perché siete partiti. Ha fame il lupo, l'ora è ormai prossima, è finita per Beren l'attesa della morte». Lento passò quel tempo, poi là, nel buio, rifulsero due occhi. Vide il proprio destino, Beren, muto, mentre con strappi tentava i legami che lo serravano, sfidando la sua mortale possanza. Ed ecco improvviso il suono di catene spezzate che si aprivano e si svolgevano, di legami infranti. In avanti balzò, contro la forma ferina che nell'ombra strisciava, Felagund il fedele, incurante di zanne o di ferite letali. E là, nel buio, essi lottarono, lenti, implacabili, ringhiando, avanti, indietro, coi denti nella carne, la mano alla gola, le dita serrate sul folto pelo, senza badare a Beren che, là sdraiato, udiva il lupo mannaro ansimare negli ansiti della morte. Poi una voce udì: «Addio, non debbo più dimorare qui sulla terra. Amico mio e mio compagno,
audace Beren. Mi è scoppiato il cuore, fredde ho le membra. Ho consumato qui ogni mia forza per spezzare i miei ceppi e ho sul petto uno squarcio terribile, fatto da denti avvelenati. Ora debbo avviarmi al mio lungo riposo sotto Timbrenting, nelle sale senza tempo, dove bevono gli dèi, dove la luce cade sul mare che li riluce. Così il re morì, come ancora cantano gli arpisti degli elfi. Grazie mille, Giorgio, per questa straordinaria ed emozionante lettura. Ora, Finrod, dopo la sua morte, essendo un elfo, si reincarnerà e resterà a Valinor con suo padre Finarfin, che era divenuto re dei Noldor, rimasti a Valinor o tornati a Valinor dopo la fuga con Feanor. Di Finarfin si parla sempre troppo poco e non si dà abbastanza risalto al suo coraggio. È un coraggio spesso mal interpretato in realtà, e ora capiremo meglio perché, come ci racconterà la nostra Eärwen. Finarfin, il re supremo dei Noldor, per mancanza di alternative. Finarfin l'ognavo, Finarfin il vigliacco, Finarfin il debole, quante gliene sono state dette. Finarfin era il figlio più giovane di Finwë ed Indis, un elfo appartenente alla stirpe dei Vanyar, e divenne il terzo re dei Noldor a Valinor. Sappiamo che dopo la fuga dei Noldor ottenne il perdono dai Valar e si stabilì a Tirion, dove governò su ciò che rimase del suo popolo e quello di sua moglie Eärwen, gli elfi teleri. Vediamo cosa ci dice il professor Tolkien di questo re dei Noldor e del suo legame con il popolo teleri. Forse potremo anche capire meglio le ragioni delle sue scelte. Era di specie di sua madre nella mente e nel corpo. Possedeva i capelli dorati dei Vanyar, il loro carattere nobile e gentile e il loro amore per i Valar. Per quanto poteva, si manteneva in disparte dai conflitti dei suoi fratelli e dal loro allontanamento dai Valar, e spesso cercò la pace tra i teleri, di cui apprese la lingua. Tratto da I popoli della Terra di Mezzo, Shibboleth di Feanor. Ora vediamo cosa si dice nel Silmarillion. Quando avvenne il fratricidio di Alqualondë, accadde che Mandos mandò un araldo ad ammonire Feanor e tutti coloro che lo seguivano, affinché riconsiderassero il loro giuramento e tornassero indietro. I Valar li avrebbero perdonati, purché si fossero assunti la responsabilità delle proprie azioni. La rabbia, noi lo sappiamo bene, può rendere ciechi e sordi e può spingerci a compiere azioni dagli echi imprevedibili. Inutile dire che la replica di Feanor non si è fatta attendere, accecato da orgoglio forse più che rabbia. Le sue parole, invece che unire, risulteranno essere ancor più divisive, come si evince dalle repliche dei fratellastri e dei nipoti. Ma Finarfin, che fino a quel momento aveva taciuto, qui riflette. Finarfin pronunciò parole pacate, come era sua consuetudine, cercando di placare i Noldor, persuadendoli a sostare e a riflettere prima che si commettessero atti irreparabili. E Eärendil, unico tra i suoi figli, parlò allo stesso modo. Finrod si schierò con Turgon, suo amico, ma Galadriel, unica tra le donne dei Noldor a stare quel giorno alta e animosa tra i principi impegnati in contesa, si disse pronta ad andare. Non pronunciò giuramenti, ma le parole di Feanor circa la Terra di Mezzo le avevano messo fuoco nel cuore, perché bramava vedere quelle ampie terre non vigilate e avere quivi un dominio proprio. Dello stesso parere di Galadriel si disse Fingon, figlio di Fingolfin, dal pari mosso dalle parole di Feanor, che pure assai poco amava. E qui avverrà la spaccatura familiare tra Finarfin e i suoi figli, i quali tutti partiranno con Feanor, ma lui, ascoltando il proprio cuore e la propria coscienza, forse ritornando con la mente ed il cuore alla moglie, prenderà una scelta diversa. Ma in quell'ora Finarfin abbandonò il cammino e tornò indietro, pieno com'era di dolore e di amarezza nei confronti della casa di Feanor, per via della sua parentela con Olwë di Alqualondë, e molti dei suoi andarono con lui, ripercorrendo i propri passi in preda al dolore, finché rividero il lontano raggio della Mindon sopra Tuna, che tuttora splendeva nella notte, e così rientrarono in Valinor. Quindi ebbero il perdono dei Valar, e Finarfin fu messo alla testa dei resti dei Noldor nel paese beato. E qui concludo sottolineando che Finarfin ha ereditato il ruolo di re e guida, non per ambizione, ma per capacità,
Lui solo fu in grado di guarire le ferite tra i Noldor ed i Teleri, in Aman perlomeno. Finarfin, il re che costruisce ponti. Così è come lo vedo. Grazie Arwen per averci raccontato di Finarfin. E ora tutti i grandi servizi e sacrifici della prima era sarebbero risultati vani se non fossero confluiti a creare un unico essere predestinato, frutto di tutte le stirpi riunite, l'unico in grado di mettere di nuovo piede in Valinor a costo della sua stessa vita, per chiedere ai Valar di scendere di nuovo in campo contro Morgoth. Ascolteremo quindi la storia di Arendil, che con sua moglie Elwing rinuncerà alla vita sulla terra per mettersi al servizio di tutte le stirpi e chiedere ai Valar di tornare a combattere ancora una volta. Ascoltiamo quindi la voce di Alexis. E Arendil, dal canto suo, ormai non vedeva speranza alcuna nelle contrade della Terra di Mezzo. Sicché, straziato, tornò a volgere il corso senza tornare a casa, ma rimettendosi una volta ancora alla ricerca di Valinor, con Elwing al suo fianco. Adesso stava per lo più sulla prua di Vingiloth, il Silmaril a ornargli la fronte. E a mano che avanzava verso l'ovest, la luce della gemma aumentava. Poi Arendil, primo degli uomini viventi, sbarcò sulle spiagge immortali. E quivi parlò a Elwing e a coloro che erano con lui, vale a dire tre marinai che avevano solcato tutti quei mari al suo fianco. Ed Arendil così disse: «Qui nessuno, a parte me, dovrà metter piede, per tema di incappare nella collera dei Valar. Il pericolo lo affronterò io solo, per amore delle due stirpi». Ma Elwing replicò: «In tal caso i nostri sentieri si dividerebbero per sempre, mentre anch'io voglio affrontare tutti i pericoli». E balzò nella bianca schiuma e corse alla sua volta. Assai addolorato ne restò Arendil, poiché temeva che l'ira dei signori dell'Ovest colpisse qualsivoglia abitante della Terra di Mezzo, il quale osasse superare le barriere di Aman. E dissero addio ai compagni di viaggio, e da essi, egli e la sua sposa, si dipartirono per sempre. Allora Arendil disse a Elwing: «Aspettami qui. Uno solo, infatti, può portare il messaggio, e il destino vuole che sia io». E penetrò nell'entroterra, salendo e giungendo al Calakiria, e la contrada gli parve vuota e silente. Ed Arendil chiamò forte in varie lingue, sia elfiche che umane, ma nessuno gli rispose, sicché alla fine si volse per tornare al mare. Ma proprio mentre imboccava la strada che vi conduceva, ecco uno stare sul colle e apostrofarlo a gran voce, gridando: «Salute, Arendil, il più famoso di tutti i marinai, l'atteso che giunge inaspettatamente, il desiderato che arriva al di là di ogni speranza. E Arendil, portatore di luce più antica del sole e della luna, splendore dei figli della terra, stella nelle tenebre, gemma nel tramonto, radianza nel mattino». Era quella la voce di Onwë, araldo di Manwë, che invitava Arendil a comparire davanti alle potenze di Arda. Ed Arendil entrò in Valinor e mai più rimise piede nelle terre degli uomini. Allora i Valar tennero consiglio tra loro, ed Arendil stette al loro cospetto, illustrando i fatti delle due stirpi. Chiese pietà per i Noldor e pietà per le loro grandi pene. Chiese mercè per uomini ed elfi e aiuto nelle loro angustie, e la sua preghiera
fu esaurita. Si narra tra gli elfi che andatosene che se ne fu a Rendil a cercare Elwing, sua moglie, Mandos parlò circa il suo destino e chiese: «Un uomo mortale calpesterà le terre immortali e tuttavia vivrà», rispose però Ulmo. «Proprio per questo egli è venuto al mondo». Per ordine dei Valar, Eonwë si recò alle rive di Aman, dove i compagni di Arendil erano tuttora in attesa di nuove. E presa una barca, i tre marinai vi montarono sopra e i Valar li spinsero all'est grazie a un forte vento. Trattennero però Vingilot, che consacrarono e portarono attraverso Valinor, al limite estremo del mondo, dove il vascello passò di là dalla porta della notte e fu portato su negli oceani del cielo. Ora quel vascello era bellamente e meravigliosamente costruito ed era colmo di una fiamma guizzante, pura e lucente. Ed Arendil il marinaio sedeva al timone, scintillante della polvere di gemme elfiche, il Silmaril sulla fronte. Lungi viaggiava a bordo di quella nave, spingendosi persino nelle vacuità prive di stelle. Ma soprattutto lo si vedeva al mattino e alla sera, splendente all'aurora e al tramonto, quando tornava in Valinor da viaggi al di là dei confini del mondo. Ora accadde che, quando per la prima volta Vingilot fu inviata a solcare i mari del cielo, si levò inaspettatamente, scintillante e lucente. E da lungi la scorsero le genti della Terra di Mezzo, che la interpretarono come un segno, sicché la chiamarono Gilestel, stella dell'alta speranza. E gli elfi, volgendo lo sguardo all'insù, più non disperarono, mentre Morgoth cadde in preda al dubbio. Grazie mille Alexis per la tua lettura. E ora, come sappiamo, dopo la guerra d'Ira e la fine della prima era, fu creata Numenor come premio per quegli uomini che avevano combattuto contro Morgoth. Ed è proprio lì che ci porterà Andrea. Ci leggerà la canzone di Firiel in Quenya e in italiano. Siamo nella casa di Elendil e ascoltiamo nelle parole di Firiel, una donna mortale della casa di Elendil, la sua paura per la fine, quella paura istigata da Morgoth prima e da Sauron dopo, che condurrà proprio alla caduta di Numenor. La canzone di Firiel è accompagnata dal componimento musicale a essa dedicata da Martin Rönnberg. Ascoltiamo quindi la voce di Andrea. La canzone di Firiel, da La strada perduta. Ilu Ilúvatar encare Ildain a Firimoin, il padre creò il mondo per gli elfi e i mortali. Ar Anatarota Mannarvalion Numessir, e lo consegnò nelle mani dei signori. Essi dimorano in occidente, Toiaina, Mana, Meldielto, Engamorion. Essi sono santi, benedetti e beneamati, eccetto l'oscuro, Talantie, Mardello Melkolinde, Marie. Egli è caduto. Melko se n'è andato dalla terra, bene ciò arrechi. Eldain Henkarier Isil, Dan Hildin Hurhanar. Per gli elfi essi hanno fatto la luna, mentre per gli uomini il rosso sole. Poi Hirimar, il Kainen Antarhannar, Lestanen Ilvataren. Ed essi sono belli. A tutti essi hanno elargito in misura i doni di Ilúvatar. Iluvania, Fania, Eari, Himar, Harilcahimen, Irima ie Numenor. Belli sono il mondo, il cielo, i mari, la terra e tutto ciò che contengono. Dolce è Numenor. Nan uie sere indoninia simen, un lume. Eppure il mio cuore non riposa qui per sempre,
ten sie tielma, jeva tiel harin archelion. Perché essa ha un termine, e giungeranno la fine lo sbiadire. Ire il caieva notina, o stagneva iallume, quando tutto sarà contato, e tutto numerato infine, ananta uva tare farea u farea, eppure non sarà abbastanza, non lo sarà. Mantare antava nin iluvatar, iluvatar ignare tarittiel, ire anarinia quel che luva. Che cosa mi darà il padre, o padre, in quel giorno oltre la fine, quando il mio sole verrà meno? Grazie mille Andrea per la tua lettura in duplice lingua. E ora dalla seconda era ci spostiamo alla terza. Fina ci accompagnerà nelle case di guarigione dove ci farà incontrare Yoret, la guaritrice chiacchierona che si rivelerà fondamentale non solo per le sue cure, ma anche per aver ricordato a Gandalf che Aragorn, il re, ha delle mani di guaritore in grado di curare feriti. La musica che ascolterete in sottofondo è proprio quella che Howard Shore ha composto per le case di guarigione per la trilogia di Peter Jackson, anche accompagnata dalla versione con ocarina e arpa di Alisa Marie. Mi raccomando, andate ad ascoltare assolutamente la versione integrale di Fina, dove oltre a dei bellissimi saluti ci ha dato un suo commento prezioso e anche diverse letture per Yoret tratte da diversi passi, quindi mi raccomando recuperatela. Bene, ora vi lascio alla voce di Fina. Yoret, la più anziana delle donne che servivano in quella casa, guardando il bel viso di Faramir, si mise a piangere, perché tutti lo amavano. Ella disse: «Ahimè, se dovesse morire, se almeno Gondor avesse dei re come quelli che pare regnassero in passato, perché le antiche saghe dicono, le mani del re sono mani di guaritore». E in tal modo si poteva sempre riconoscere il vero re. Allora Gandalf, che si trovava lì vicino, disse: «Gli uomini ricorderanno forse a lungo le tue parole, Yoret. In esse vi è della speranza. Forse un re è davvero tornato a Gondor. Non hai forse udito le strane notizie giunte in città? Sono stata troppo occupata con una cosa e l'altra per dar retta a tutte le grida e le esclamazioni», ella rispose. «L'unica cosa che spero è che quei diavoli assassini non vengano in questa casa a turbare i malati». Così, grazie alle parole di Yoret, Gandalf corse a chiamare Aragorn, sicuro che grazie al suo potere di re sarebbe riuscito a guarire i malati. «Vedo che dovrò adoperare tutto il potere e tutta la forza che mi sono stati dati», disse. «Se almeno Elrond fosse qui, lui è il più anziano della nostra razza e ha quindi il maggior potere». Ed Eomer, vedendo al tempo stesso triste e stanco, gli disse: «Non vuoi prima riposare e prendere almeno un poco di cibo?» Ma Aragorn rispose: «No, per loro tre. E soprattutto per Faramir. Il tempo stringe e bisogna agire al più presto». Poi chiamò Yoret e le disse: «In questa casa tenete provviste di erbe curative?» «Sì, sire», ella rispose, «ma non sufficienti, credo, per tutto l'uso che ne facciamo. Ma certo, non so dove se ne potrebbero trovare delle altre. Tutte le cose vanno storte in questi giorni tremendi, con tutto quel fuoco di incendi. E così pochi ragazzi per fare le commissioni e le strade bloccate. Non si contano nemmeno i giorni da quando l'ultimo corriere di Lossarnac è venuto a rifornire il mercato. Ma noi facciamo del nostro meglio in questa casa, con ciò che abbiamo, e sono certa che la vostra signoria lo sa». «Giudicherò quando avrò veduto», disse Aragorn. «Un'altra cosa scarseggia, il tempo per le chiacchiere.
Avete dell'Atelas? Non lo so di certo, mio signore, ella rispose. Oh, comunque non conosco questo nome. Andrò a chiamare l'esperto in erbe, egli conosce tutti i vecchi nomi. La chiamano anche Foglia di Re, disse Aragorn, e forse la conosci sotto questo nome, poiché ormai la gente delle campagne la chiama così. Oh, quella, disse Ioret, se la vostra signoria me l'avesse detto subito avrei potuto rispondere. No, sono certa che non ne abbiamo, non ho mai sentito dire che possedesse grandi virtù, anzi, quante volte ho detto alle mie sorelle quando la trovavamo nei boschi. Foglia di Re, strano nome, chissà perché la chiamano così. Fossi io un re, terrei in giardino piante più belle. Ma quando si strofina fa un buon profumo, dolce, vero? Ammesso che dolce sia la parola giusta, forse salubre è più adatto. Salubre in verità, disse Aragorn. E ora, donna, se ami Sire Faramir, corri veloce come parli e vammi a prendere la foglia di Re, anche se ce ne fosse un'unica foglia nella città. Ioret uscì e Aragorn pregò le altre donne di riscaldare dell'acqua. Poi prese la mano di Faramir nella sua e gli pose l'altra sulla fronte. Era madida di sudore. Faramir non si mosse né fece alcun segno e pareva quasi non respirare. Così, grazie alle parole di Ioret, Gandalf corse a chiamare Aragorn, come abbiamo detto. Qui Ioret aiuta Aragorn, correndo a cercare le foglie di Re Atelas, che aiuteranno nella guarigione di Eowyn, Faramir e Merry. Grazie mille, Fina, per il tuo prezioso contributo. Mi raccomando, andate a sentire la versione integrale. E ora, proprio il caso di dirlo, dulcis in fundo, ascolteremo le parole di Letizia, che ci narrerà di Eowyn e Faramir. Siamo ancora nelle case di guarigione e Eowyn, guarita da Aragorn, freme per tornare in battaglia. Va dal custode che l'accompagna dal sovrintendente, Faramir. Attraverso i loro occhi assisteremo alla rinascita, al passaggio dall'ombra alla luce, che avviene proprio il 25 marzo con la caduta di Sauron, motivo per cui proprio oggi si festeggia il Tolkien Reading Day. Mi raccomando, andate assolutamente ad ascoltare la versione integrale di Letizia perché si tratta di un brano molto molto bello. E ora ragazzi, ringrazio veramente tutti per aver voluto partecipare. Vi aspetto sicuramente per l'anno prossimo con il prossimo Tolkien Reading Day. Intanto un abbraccio ancora a tutti e vi lascio alle parole di Letizia. Ciao! Il Signore degli Anelli, libro sesto, Il ritorno del Re, capitolo quinto. Quando i capitani erano partiti da appena 2 giorni, Dama Eowyn chiese alle donne che la curavano di portarle le sue vesti e, non curante delle opposizioni, si alzò. E quando l'ebbero abbigliata, ponendo il suo braccio in una fascia di lino, ella si recò dal custode delle case di guarigione. «Signore», ella disse, «sono irrequieta e non posso più restare nell'inerzia». «Mia signora», egli rispose, «non sei ancora guarita e mi è stato ordinato di curarti con particolare attenzione. Non dovresti alzarti dal letto per altri 7 giorni. Questi sono gli ordini ricevuti e ti prego quindi di tornare alla tua stanza». «Sono guarita», ella disse, «guarita almeno nel corpo, eccetto il braccio sinistro che però migliora rapidamente». Ma mi ammalerò di nuovo se non ho nulla da fare. Sono giunte notizie della guerra, le donne non sanno dirmi nulla. Non abbiamo notizie, disse il custode. Sappiamo soltanto che i signori si sono recati alla valle di Morgul e la gente dice che il nuovo capitano del Nord è il loro capo. Egli è un grande signore e un guaritore. E a me pare strano che la mano che guarisce brandisca anche la spada. Non è così a Gondor oggigiorno, benché un tempo lo fosse, se le antiche storie sono vere. Ma da lunghi anni, ormai, noi guaritori abbiamo soltanto cercato di rimarginare le ferite fatte dagli uomini d'arme.
Eppure, vi sarebbe per noi già lavoro a sufficienza senza di essi. Il mondo è pieno di dolori e di disgrazie, anche senza le guerre che li moltiplicano. Basta un nemico per causare una guerra a Messer Custode, rispose Erwin. E coloro che non hanno spade possono sempre morire cadendo sulla punta di una spada. Vorresti che la gente di Gondor raccogliesse soltanto erbe mentre l'oscuro signore raduna gli eserciti? E non è sempre una cosa buona guarire nel corpo, come non è sempre amara la morte in battaglia, anche fra atroci sofferenze. Se mi fosse permesso, in quest'ora cupa non esiterei a sceglierla. Ma la mattina seguente, mentre Faramir usciva dalle case, la vide, in piedi sulle mura. Era tutta vestita di bianco e risplendeva al sole. Ed egli la chiamò, ed Erwin discese, e passeggiarono insieme sull'erba, o sedettero sotto un verde albero, a volte in silenzio, a volte conversando. E ogni giorno fecero la medesima cosa. E il custode, guardando dalla finestra, fu contento, perché era un guaritore e la sua preoccupazione diminuiva. Ed egli era certo che, per minaccioso che fosse in quei giorni il timore nel cuore degli uomini, quei due, affidati alle sue cure, rifiorivano e acquistavano forza di giorno in giorno. Erwin, Erwin, bianca dama di Rohan, in questa ora io non credo che alcuna oscurità possa durare. E chinatosi, le baciò la fronte. E rimasero così, sulle mura di Gondor, mentre un grande vento si levava e soffiava fra i loro capelli, biondi e corvini, mescolandoli nell'aria. E l'ombra scomparve, e il sole fu svelato, e la luce crebbe, e le acque dell'Anduin brillarono come argento, e in tutte le case della città gli uomini cantavano, spinti da una gioia inspiegabile che traboccava dai loro cuori.